Allora, Sterina, anche lei tesa, io devo fare defaticante, devo prendermi un calmante perché vado quasi in fibrillazione atriale. Durante il partito ho mal di testa, come direbbe Mosca, ho mal di testa incredibile. E anzi, niente, secondo tempo devo dire. Mi è piaciuto di più il primo tempo del Milan, diciamo, o meglio la seconda parte del primo tempo. Secondo tempo il Milan un po', forse un po' troppo in controllo, di fatto non ha rischiato nulla se non paradossalmente qua mi stava facendo davvero imbufalire quando il Napoli è stato in 10, ma perché? Perché secondo me lì il Milan ha avuto paura di attaccare, ha cercato di mantenere il controllo e non è roba da Milan, non è cosa da Milan. Non so perché, perché Napoli si era chiuso, si era arroccato in un primo momento, però Milan continua a fare passaggi da una fascia all'altra della difesa e non sembrava aver quasi paura di prendere gol in contropiede. Vabbè, poco male, questa è una riflessione in più. Napoli che al ritorno non avrà Kim, non avrà Anguissa, che sono due elementi sicuramente importanti in fase di copertura, ma probabilmente avrà di nuovo Osimhen, che sappiamo essere un giocatore potenzialmente devastante, una qualificazione che è tutt'altro che chiusa, ma va bene che il Milan abbia chiuso con una vittoria, seppur di margine, ma è comunque qualcosa che ci mette comunque in una posizione di parziale vantaggio nell'ottica del ritorno che vedrà per forza il Napoli doversi esporre. Ma sappiamo bene che Napoli è anche vulnerabile a eventuali contropiedi, stare al Milan, farli in maniera efficace. Quindi mi aspetto già un ritorno all'arrembaggio, un po' come i primi 25 minuti. Oggi siamo stati bravi e un po' ci è andata bene. Bisognerà chiaramente nella partita di ritorno magari essere un po' più lucidi nelle ripartenze. Oggi, come ci ho detto, nella prima parte del primo tempo abbiamo avuto qualche sprint sulla base dell'emotività. Al secondo tempo ho visto Milan, ma d'altra parte anche Napoli non è che abbia fatto niente, a parte quella parata clamorosa di Maignan che ha fatto su un tiro che se fosse entrato avrei bestemmiato tutti i santi dell'universo e di tutti i mondi e di tutte le culture, di tutta l'unità algebrica dei santi, ma che Maignan appunto ha disinnescato. Ottima partita secondo me dei centrocampisti e dei difensori, un Kier perfetto, Tomori a parte quando scivolava non si sa perché, consiglio di mettere magari dei ramponi la prossima volta, poi continuava a scivolare. Insomma, il migliore in difesa insieme a Kier è stato Calabria. Calabria magistrale secondo me. Teo ottimo anche lui, ma Calabria davvero considerato che aveva di fatto il cliente più complicato da gestire. Ha fatto una partita davvero eccezionale da Calabria dei tempi d'oro, insomma. Quindi questa è un po' la sintesi. Davanti Giroud non ha fatto molto, ha lottato come sempre. Ah, nota a margine, quando Napoli è finito in 10, giustamente, con una doppia ammonizione, Napoli molto nervoso. Io non entro neanche in merito a rigore perché, boh, poteva starci come non poteva starci. Col metodo di giudizio dell'arbitro che ho visto in campo, secondo me era più no che sì, perché era un arbitro che tendeva abbastanza a far giocare. Ma nota a margine, mentre il Napoli era in 10, noi abbiamo pensato bene di anche metterci anche noi in 10 con un ingresso di Urebic anche oggi secondo me è abbastanza imbarazzante, ma tant'è, questa è un po' la mia, è uno scherzo ovviamente, però Urebic ragazzi che si dia una svegliata perché più che farfalle e perdere palloni non le ho visto fare. Quindi questo è quanto ragazzi, oggi non riesco a dirvi molto altro perché sono bello teso, ancora devo buttare fuori con una bella dormita e un occhi.
e ci vediamo domani. Ciao.